amici di L'Esport Academy, buon pomeriggio da Lotalusi, benvenuti a Fonte Nuova, Torlupara. Questo è il Domenico Mammoliti per l'ultimo appuntamento dei giovanissimi provinciali Under 14 Torlupara contro l'Edesma Academy. Adesso comincia il match, adesso comincia Torlupara l'Edesma Academy, perché c'è una fagiolata incredibile nell'area di rigore del Torlupara, che ha rischiato a sua volta di prendere il gol dell'1-0 dopo un inizio arrembante della formazione di casa. Anche la Ledesma Academy ha avuto la sua piccola chance per portarsi avanti i primi 3 minuti di gioco, davvero molto molto interessanti. Qui al Domenico Mammoliti c'è ancora Ledesma Academy in zona tiro, occhio al tiro deviato, palo, la palla resta lì, nessuno riesce a calciare e la Ledesma Academy davvero mai così vicina al gol dell'1-0. Tantissimo. Amici, ancora amici, ancora con lo slalom speciale, è la caratteristica di tutto il Ledesma Academy, praticamente di tutti i suoi effettivi. Sporcata la traiettoria dell'ultimo pallone, c'è comunque la possibilità di andare al cross per la formazione ospite. Col pallone dentro c'è Alessandrini che carica il sinistro, la deviazione e la risposta di Valle. Che risposta di Valle, perché c'era stata la deviazione proprio davanti al portiere. Se Tommasi in qualche modo riesce a giocarla, sì che ce la fa. Decisivo il tocco in questo caso di un difensore della Ledesma Academy, grande imbucata, attenzione al tiro, la parata, la porta è vuota e poi viene il tocco decisivo di Rizzetti dopo essersi fatto parare la prima soluzione da somma, la seconda è quella giusta. Torlupara in vantaggio all'improvviso. Bravo Dani. Salutato il primo avversario, ancora amici, vorrebbe avanzare con la sua azione personale. Tocco dentro per Alessandrini. Alessandrini avanza, Alessandrini. Alessandrini deve solo metterla a rimorchio. Chiusura decisiva, non è finita però. Fortuna, limite dell'area di rigore, l'appoggia, il tiro! E pallone all'angolino per il pareggio di Cancellieri. È un super gol col piattone. Pallone all'angolino, non ha potuto fare nulla Vale, che è rimasto immobile. Ha già pareggiato il Ledesma Academy. Sul prolungamento dell'azione Fortuna è stato bravo a guardare con la coda dell'occhio il suo compagno, che al limite dell'area di rigore non ci ha pensato due volte e ha fatto esplodere il suo piatto destro con la palla all'angolino. Altro errore questa volta, un altro regalo per Sensi, anche lui in zona tiro, preferisce accomodare, di nuovo il tocco di ritorno per Sensi, la mette a rimorchio Fortuna, 1-2 micidiale dell'Edesma Academy. Anche Fortuna si iscrive alla festa del gol, un primo tempo, un finale di primo tempo bellissimo. Mobrici si fa vedere, Cancellieri, tocco di ritorno per lui, Mobrici si faceva rivedere di nuovo, colpo di testa a chiudere, attenzione ancora al Ledesma Academy che rimane alle soglie dell'area di rigore con poi il solito Ciorni che deve evitare guai più peggiori, in questo caso non ce la fa. Dribbling contro dribbling, palla di nuovo al centro di Rubo, traversa di Rubo, si mangia il gol dell'1-3. Si prova a muovere Guerra, la palla non gli arriva e arriva il duplice fischio della direttrice di gara che chiude così le ostilità, almeno per il primo tempo. Applausi dalla tribuna del Mammoliti, 1-2 per il Ledesma Academy, ci sentiamo fra poco. Torlupara Ledesma Academy, che comincia adesso, è ricominciato il secondo tempo di Torlupara Ledesma Academy. Saltatori pronti dentro l'area, arriva il cross profondissimo e lo stacco di testa di Campoli che è appena entrato, firma anche il tris, 3-1 per il Ledesma Academy, gran stacco e palla in gol, ha preso l'ascensore. Proprio l'autore del gol dell'1-3, vale a dire Campoli, è entrato proprio nella ripresa, prende l'ascensore e fa 3-1. Occhio al super intervento da parte di Mobrici che mette il cross, secondo palo Alessandrini, aveva toccato Valle ma non è bastato, eccolo il gol numero 50 della stagione di Alessandrini, poker dell'Edesma, 4-1. Pallone ancora una volta dentro e arriva anche il quinto gol firmato da Amici, un altro centrale difensivo che ha giocato uno splendido primo tempo in fase di copertura, adesso va a segnare anche il pokerissimo.
di posti. Invio dal fondo, occhio alla deviazione che potrebbe favorire Rizzetti. La corsa del 9, ancora Rizzetti, Rizzetti, oh, pensa al destro! Mamma, wow ragazzi! Che super gol di Rizzetti! La sua doppietta, il 5-2, è un gol che forse non serve a nulla dal punto di vista del risultato, ma che comunque rimarrà negli album dei gol più belli della storia del Torlupara Under 14, 2-5. Ok, la possibilità per Di Rubo, saltato il primo avversario, Di Rubo, ancora gol destro! Gran gol anche per Di Rubo, sono 6 per il Ledesma Academy, 6-2, super gol anche per il 13 nero blu. Beltrame, visto Guerra, servito l'11, adesso può provare anche a girarsi, si proietta davanti Rizzetti, viene servito, si va da Beltrame. Tra le linee per Acci, ancora Acci, potrebbe anche cercare l'imbucata per servire Rizzetti, e invece la palla è molto interessante per Bella Cosa, Bella Cosa addosso a Somma, però io e Davide abbiamo parlato, abbiamo lancio lungo, Amici prova ad agganciarla. Ancora Amici, riesce a passare, non lo tengono. Amici con il destro! E palla che scheggia il palo dopo la risposta dell'estremo difensore decisiva. Poi si chiuderà il match, che infatti si chiude in questo momento. Scuola finita per Torlupara e Ledesma Academy. Stravince il Ledesma Academy per 6-2. Non basta la super doppietta di Rizzetti, tra cui uno dei due gol veramente da cineteca. Grazie da Leo Talusi per averci seguito dal Domenico Mammoliti in Torlupara. Grazie e all'anno prossimo. A presto.